A Ginevra, compà, nostri figlioli e nostri nipoti sono bravissimi nell'uso del computer e noi invece poveretti. Sì, è vero, compà. C'è un bel differenza tra noi che siamo anziani e di chi sono giovani. La maggiore o minore conoscenza delle tecnologie informatiche è motivo di grave discriminazione tra le generazioni. E lo è anche tra i popoli. Infatti, i popoli più poveri dell'Africa, dell'Asia e dell'America del Sud sono quelli che utilizzano di meno il computer. Oh, a Rosabedi, come ti la chiamano in inglese, gli sa differenza. La chiamano digital divide. Ah, vero, e la tecnologia è inutile. Oggi nessuno può fare a meno dell'informatica. Eh sì, attraverso il web viaggia il denaro elettronico per fare la spesa. E papà, non c'è bisogno manco di andare in banca, lo possiamo fare online. Bobo! Non solo. Il computer si può mandare a borsa e fa pure la dichiarazione dei redditi. Con il computer si può imparare un bel di cose. Eh sì, certo che è una bella invenzione, chissà, eh. Se avessimo arrivato a questo, immaginiamo se da voi. Questo è il progresso e tutti dobbiamo imparare. Ecco perché noi tutti abbiamo voluto fare una grossa scommessa con noi stessi. Ecco la nostra scommessa. Per essere al passo con i tempi moderni, abbiamo deciso di conoscere questo oggetto misterioso che è il computer. Io quando sono venuta qui non sapevo neanche accendere il computer. Adesso... la verità, ho imparato molte cose. Io mi rifaccio ad una frase già fatta, che per fare Roma ci sono voluti 2000 anni ad ora. Io mi sento al primo secolo. Mi pare di sentirmi aggiornato ai tempi moderni anche io. Io non ho neanche il computer, non l'ho ancora comprato, forse lo comprerò a settembre. Perché veramente non avevo tutta questa gran voglia di imparare a usarlo. Per tutte le cose che ho letto, che fa male agli occhi, un sacco di roba. Beh, adesso sono più motivata. Questo è il secondo corso che faccio con Giuseppe, con tutte voi. Prima ho fatto Word e ho approfondito già delle nozioni che avevo. Con questa immagine mi piace molto. Io quando sono arrivata qui avevo alcune informazioni relativamente all'uso del computer. Naturalmente mi è servito per approfondire molto. E sono molto soddisfatta, ma mi sono resa conto che c'è ancora molto da scavare. Quindi Giuseppe, ti invitiamo a riaprire il corso. E oggi finisce il nostro corso, peccato. Ah sì, sono passati già 3 mesi e non ce ne siamo neanche accorti. Davvero, molto interessante. Abbiamo imparato tante cose. Siamo stati davvero bravi. Abbiamo scoperto che anche gli uomini primitivi usavano le immagini. Abbiamo scoperto che anche le immagini hanno una loro grammatica. A questo non ci avevo mai pensato. Abbiamo vissuto una bella esperienza. Siamo stati davvero bravi, abbiamo costruito anche dei brevi filmati. Io ringrazio Lauser perché ci ha dato la possibilità di creare amicizie e questo ai tempi d'oggi non è poco. Tutto ok, ci vediamo a ottobre, arrivederci a tutti.